Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi video veloce perché andiamo a vedere le quattro biciclette che sono state scovate prima al Mercantour e adesso soprattutto al Giro del Delfinato, che non sono ancora uscite in commercio, ma che immagino che al Tour de France, quindi tra neanche un mesetto, usciranno ufficialmente nel mercato. E sto parlando di quattro biciclette. La prima che si è vista è stata la Wheeler al Mercantour, utilizzata da Lenny Martinez. Sembra un nuovo modello di Wheeler Zero SLR. Allora, dalla foto non si riesce a capire moltissimo, un occhio non attento la confonde secondo me con il modello precedente. Questa è la foto della bici e sono curioso di sapere cosa è stato fatto. Allora, questo modello di Wheeler secondo me è leggermente in controtendenza a primo impatto rispetto agli altri marchi, perché io mi sarei immaginato un modello più aerodinamico rispetto al vecchio, che era un modello molto leggero, molto performante. Mi sarei immaginato la stessa bici però tanto più aerodinamica. Allora, sono curioso di vedere quando uscirà poi definitivamente in commercio per capire cosa è cambiato. Molto probabilmente è stata lavorata anche l'aerodinamica e rispetto al vecchio modello è più aerodinamico, ma a primo impatto non lo sembra. Sono curioso di scoprire cosa è cambiato. Sicuramente su questo modello, ma anche nei prossimi modelli che andremo a vedere, è stato limato il peso e quindi rispetto al modello precedente la bicicletta peserà di meno. E niente, questa è la Wheeler, penso sia la Zero SLR perché il modello non lo conosciamo, vediamo solo con prototipo. E andiamo a vedere però la seconda bicicletta che è stata scoperta, e sto parlando della nuova, sembra, Canyon Aeroad. Canyon Aeroad che segue i vecchi modelli. Una bicicletta che ha il suo carattere, la vediamo, quando la vediamo la riconosciamo, ormai sono anni che è sempre molto simile, non cambia di tanto l'aspetto, è sempre bella da vedere, non è cambiato tantissimo. A primo impatto sembra che cambia leggermente la parte del tubo in alto, cambia leggermente nella parte posteriore, non vedo grandi cambiamenti. Sicuramente anche in questo caso mi aspetto che il peso, essendo una bicicletta aero, si sia abbassato. Già la Canyon Aeroad è una bicicletta che non è pesantissima, difatti un corridore tipo Van Der Poel la utilizza anche nelle tappe più dure, utilizza praticamente sempre lei come bicicletta, perché comunque pesa poco di più rispetto al modello che hanno più leggero. E in questo caso, essendo un modello nuovo, mi aspetto che sia ancora più leggera e sia una bicicletta che poi il team Alpecin oppure il team Movistar utilizzerà in tutte le gare, anche quelle di salita. Una bicicletta che a me è sempre piaciuta, la vecchia edizione, se andiamo a vederla velocemente nella storia, anche quella è cambiata pochissimo, l'identità della Canyon Aeroad rimane sempre la stessa, siamo passati da praticamente questo telaio con i cavi fuori, la nuova edizione è passata allo stesso telaio con tutti i cavi integrati, questa nuova non sembra cambiata tantissimo e prossimamente, penso appena inizierà il Tour de France, scopriremo più dettagli anche su questa bicicletta. Ora andiamo a vedere le ultime due, e le ultime due che a me interessano un po' di più, che mi ispirano un po' di più. Allora, l'ultima bicicletta che vi dirò è quella che mi ha incuriosito di più e che sono anni che seguo, purtroppo non ho ancora mai provato, anzi no, una volta l'ho provata, ma questa è un'altra storia. E andiamo a vedere la nuova Trek Emonda. Trek Emonda che ormai sono anni che non si rinnovava il modello. Si era visto a inizio anno un piccolo leak di Giulio Ciccone che la stava utilizzando tutta ribrandizzata, ma si era ben capito che stava utilizzando una nuova Trek Emonda, perché in questo caso è cambiata molto rispetto alla vecchia generazione. C'è quel foro nel telaio che ci fa capire che è il nuovo modello che riprende anche la Trek Madone, il modello più aerodinamico, e per questo capiamo che è un nuovo modello di Trek Emonda. La Trek Emonda che è sempre stata la bicicletta più leggera in casa Trek, negli anni è stata una bicicletta molto forte in salita, che è stata utilizzata sempre nelle tappe di salita. Anni e anni e anni fa erano riusciti a prendere una Trek Emonda e farla diventare la bicicletta più leggera che esisteva, adesso non ricordo, ma si parla di una bicicletta di 4 kg all'incirca, e anche qua si parla di un'identità di una bicicletta, la Trek Emonda, che dopo qualche anno, dopo il 2020, sono passati già 4 anni da quando era stato lanciato il vecchio modello,
Sì, rimodernizza e vi dico la verità, a vederla secondo me promette davvero bene. E principalmente grazie al foro che c'è nella parte posteriore del telaio che copia la Trek Madonna, il modello più aerodinamico di casa Trek, devo dirvi che inizialmente non mi piaceva moltissimo quel foro nel telaio, però dopo un po' che ci ho fatto l'occhio, dopo un po' che ho visto i pro che la utilizzavano, ha iniziato a piacermi davvero tanto. E questo modello di Trek deduco, come in realtà anche le altre biciclette, in primis è migliorato tanto in aerodinamica e il foro che troviamo nella parte posteriore del telaio ne è la prova, secondo me. Sono curioso di sapere i test che ha fatto Trek in Galleria del Vento e secondo me sarà una bicicletta anche molto leggera, come tutti gli altri marchi, avranno sicuramente abbassato il peso, avranno utilizzato il loro miglior carbonio, se non è quello che già stanno utilizzando adesso. Hanno trovato una nuova formula, ma questo è più o meno quello che succede in tutte le case. E sicuro hanno migliorato tanto l'aerodinamica, l'abbiamo vista in questi giorni a esordire al Giro del Delfinato. Sarà sicuramente ufficiale dal Tour de France, che normalmente tutte le case costruttrici di bici, di caschi, di occhiali lanciano là i loro prodotti nuovi, perché il Tour de France è l'evento mediaticamente più seguito. Quindi è una mossa commerciale che effettivamente ci sta per far vedere di più il loro prodotto. In questo caso, secondo me, però, potrebbe essere nel caso di Trek, siccome la bicicletta è già rimarchiata quella che stanno utilizzando, magari la lanciano un po' prima. Quest'anno è un anno un po' particolare perché è anche l'anno olimpico, quindi tanti brand stanno lanciando i loro nuovi prodotti. Quindi già dal Tour de France inizieremo a vedere tanti nuovi prodotti. Stiamo già vedendo le bici, ma secondo me vedremo anche caschi nuovi, occhiali nuovi. Non dico di tutti i brand, ma diversi brand opteranno questa strategia di marketing. E adesso però andiamo a vedere l'ultima bicicletta che è stata scoperta sempre al Giro del Delfinato. E questa invece mi ha incuriosito molto e sto parlando della nuova Pinarello Dogma. Non sappiamo poi il modello quale sarà. Sembra molto più aerodinamica rispetto alla Dogma F che stanno utilizzando adesso. È cambiato ad occhio la parte anteriore del telaio, è diventata molto più robusta, molto simile alla Dare che vi avevo parlato qualche video fa, e nella parte del movimento centrale è diventata anche là sempre più robusta. Tutti e due questi punti del telaio, secondo me, li hanno lavorati per due motivi. Il primo è, come vi ho anche detto prima per la Trek, l'aerodinamica. A primo impatto la bicicletta becca proprio l'aria in quella parte là, e l'altra miglioria che avranno sicuramente fatto è stata irrigidire ancora di più la bicicletta. E a vederla è quello che mi viene da pensare, perché il movimento centrale è ancora più robusto e nella parte anteriore dello sterzo è ancora più robusto. Questi due punti contribuiscono ad avere una bicicletta più rigida. E visto che è stato utilizzato anche tanto materiale di carbonio, non possono pensare a fare una bicicletta troppo pesante, soprattutto perché Pinarello utilizza solo un modello di punta. Il team Ineos che utilizza Pinarello utilizza solo un modello, sia per le tappe di volata che per le tappe di salita. E quindi mi immagino che anche qua è cambiato il carbonio e troviamo un carbonio più leggero rispetto alla Dogma F. Sono molto curioso a scoprire i dettagli tecnici anche di questa bicicletta. Arrivati a questo punto del video, le abbiamo viste tutte le quattro biciclette che sono saltate fuori in queste gare. Scrivete qua sotto nei commenti qual è la vostra preferita e quale vi ha incuriosito di più. E detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto. Se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale e accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video. E non dimenticatevi anche di lasciare un bel like. E se lo fate, siete dei grandi. E io vi saluto e ci vediamo alla prossima!